Ma taggato? Sì, Siamo dovremmo live. essere live. Siamo Dai, live, siamo live. siamo? Yes. Siamo live, ragazzi. Ciao a tutti. Andrea e Gabriele in questa Ciao live. ragazzi. Ciao Maurizio. Diamo tempo a tutti di collegarsi. Yes. C'ho sempre questa faccia non intelligentissima quando vado live. Questi Cosa? frame strani. Dico, Non ho capito. quando vai live, Facebook ti coglie sempre quando hai gli occhi chiusi, sbarrati. Se no non era Facebook. Allora, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Allora, oggi come da titolo del live diamo una ripassata su Pixel, visto che c'era parecchio interesse. Poi parleremo delle conversioni personalizzate, oggetto anche del corso di Peter all'affiliate Program Facebook Ads, e poi faremo una campagna per conversione, quindi quando andarla a fare per conversione, quando invece preferire generazione di contatti. Perché ricordo che queste, ragazzi, sono le uniche campagne che vi interessano per fare le cose come vanno fatte. Ok? Io continuo a ripeterlo e lo ripeterò sempre perché questo è il da farsi. Scusate Allora. poi la qualità del mio video, però sono dal portatile, quindi la telecamera non è il massimo. Si vede bene, Gabriele? Si vede bene? Io mi vedo un po' sfocato. No, no, un Vabbè, meglio po' schermo del portatile. così. Va Si bene vede così. bene. Allora, ciao Nadia, ciao Maurizio. Ragazzi, al solito, se qualcuno vuole venire live, venite chiaramente. Fate share del video. Ciao Manuela, benvenuti in questa live Academy, lezione number 9. In cui parleremo sempre del Pixel, visto che c'è stato molto interesse, ripeto, per gli assenti, conversioni personalizzate che non sono altro che la base per promuovere poi per conversione. Quindi andremo a vedere quando promuovere per conversione e quando invece per generazione di contatti. Poi prossimamente vedremo anche non in questa live, quindi non in questa lezione, vedremo anche come andare a prendere i contatti in Facebook, okay? Quindi senza far uscire le persone fuori da Facebook. Dentro Facebook andiamo a vedere come prenderli per esportarli dentro il nostro autorisponditore. Ok? In questo modo Facebook pompa maggiormente le campagne perché non portiamo fuori il traffico, come il traffico rimane dentro. Andrea, comunque ti sentiamo a scatti. Adesso c'è tipo la linea molto bassa. Adesso Adesso va bene. andava a scatti. Sì, adesso va bene. Andava a scatti, magari in quel momento non andava, però adesso va benissimo. Ok, Ragazzi, ciao Carla. condividete questa diretta, condividete la diretta. Condividete, ragazzi, condividete. Più siamo e meglio è. Cerchiamo di portare un po' di buone informazioni in giro per Facebook, no? Quindi diamoci da fare, non siamo egoisti e facciamo crescere il viral team. Allora, poi ragazzi, una cosa molto importante, dalla prossima settimana stavamo pensando insieme a Gabriele di costruire un funnel insieme, ok? Quindi fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate e poi valutiamo a fine diretta, ok? No, l'idea era questa, ragazzi, di creare un funnel tutti insieme, in maniera tale da poter sponsorizzare Builderall come possiamo dire, con le nuove Normative, attività, chiamiamole normative. nuove normative, sì, giusto, meglio. Però dunque dovete essere presenti durante questo processo, se no, così alla fine, insomma, vi diamo il funnel già tutto bello che è fatto. A meno che, insomma, seguite le dirette e ve lo fate durante, insomma, insieme a noi. Esatto. Però Poi dovete condividere, condividere, condividere. condividete, ragazzi, condividete poi un messaggio ad una persona che mi ha contattato proprio ieri, che purtroppo non può essere presente a live perché mi sembra staccata da lavoro alle 7, mi ha scritto qualcosa del genere, Alessio mi sembra. Alessio, allora, quello che ti ho detto ieri nei vocali, grande Nadia, ok, Nadia sempre presente, bravissima, dico messaggio per Alessio, allora,
Ciò che serve a te non è la sales page, che comunque va rifatta, deve essere più specifica. Gli ho mandato il link della mia sales page per Patreon, rivolta agli affiliate marketer. Ok? Quindi la sequenza comunque di tutto il funnel deve essere pagina di opt-in, thank you page e sales page. Tra la thank you page e la sales page deve esserci un lead magnet in mezzo. Che sia questo un webinar di Builderall, che sia questo un videocorso gratuito in cui magari fai vedere come utilizzare Builderall. Okay. O che sia questo un ebook in cui parli sempre di Builderall, ricorda che intenta sempre la vendita di Builderall. Okay. Poi da questo lead magnet, videocorso, webinar o ebook, quel che sia, okay, chiaramente un lead magnet non si limita soltanto a queste tre cose. Adesso, senza che faccio tutto l'elenco del menu, da questo lead magnet poi dovete scaraventare le persone sulla sales page, poi bombardarle di retargeting sulla sales page, quindi devi bombardarle di retargeting dopo tutto il processo. Non esiste che tu fai atterrare direttamente le persone sulla sales page, perché non concludi niente, sporchi male i pixel e praticamente mandi l'account pubblicitario a farsi fottere. Ok? Perché una volta sporcato male il pixel è molto molto difficile recuperarlo. Ok? Quindi ecco, prevalentemente questo, poi retargeting, email, quindi bombarda anche email e via chatbot possibilmente, se sai come adoperarlo, ok? Devi essere in più parti contemporaneamente. Ecco, Manuela, wow funnel. Yes, Manuela, yes. Vediamo. Non lo daremo a tutti, chiaramente soltanto a chi parteciperà, a chi No, a vedremo. parte chi parteciperà potrà farlo da solo, poi comunque chi sta con noi ci segue lo avrà già tutto fatto comunque. Esatto, sulla stessa struttura del funnel che abbiamo già fatto, cioè nel video della Affiliate Program Facebook Ads, ok? La struttura è la stessa, quindi scaricate il funnel, eccetera, eccetera. Ok? Forse, dico forse cambierà qualche cosina per quanto riguarda le mail, perché è veramente un pastrocchio, quindi non so, magari anziché dargli le mail già fatte, ok? Vi do semplicemente i testi e poi le liste, tutto le fate voi, perché altrimenti diventa veramente un pastrocchio e non ho tempo. Veramente non ho tempo, non è per cattiveria, ragazzi, ma non abbiamo tempo per rispondere a tutti, per sistemare magari eventuali casini che succedono, magari anche involontariamente. Quindi, per evitare tutte queste cose qui, magari facciamo questa piccola cosetta. Tanto dovrei semplicemente rubare i testi e fondamentalmente integrare il link all'interno delle parole, che poi comunque vi sarà spiegato all'interno del corso. Comunque, detto questo, partiamo. Partiamo con un ripasso generale del pixel. Allora, come abbiamo detto nelle lezioni precedenti, il pixel va installato sulle pagine di vostro specifico interesse. Mi tolgo un attimo gli occhiali. Sulle pagine di vostro specifico interesse, ossia le pagine che dovete andare a monitorare per monitorare proprio le azioni di determinati contatti, okay? Le azioni che hanno eseguito i contatti. Ok? Quindi la prima pagina su cui andremo a installare il pixel è la thank you page, ossia la pagina dove le persone atterrano subito dopo che vi hanno lasciato la mail. Da lì poi devono accedere ad un lead magnet che o gli mandate via mail, generalmente la formula magica, tra virgolette, inviare il lead magnet sia via mail e sia lasciare il pulsante di accesso al lead magnet, che sia questo un ebook, eccetera, un pulsante che rimanda direttamente a scaricare o a vedere il magnet, un webinar, un ebook, eccetera, un ebook da scaricare, eccetera. Okay? Dopo tutto questo passaggio, spam sulla sales page. Poi chiaramente il pixel va installato anche sulla sales page, anche nel webinar, nel caso fate un webinar, quindi installatelo sulla pagina webinar, nelle pagine dei videocorsi, se fate un videocorso gratuito, nelle pagine specifiche di ogni singolo video, che okay, installate il pixel anche lì, e poi create il relativo pubblico in base alla pagina di vostro specifico interesse, okay? Quindi un pubblico diverso per ogni singola pagina, in modo che poi mandate essenzialmente dei messaggi diretti per quelle persone e sapere già quello che hanno visto, quello che non hanno visto, quello che hanno fatto e quello che non hanno fatto, ok? E chiaramente, boom, bombardarle per dire fai questo, vedi quell'altro, fai quell'altro ancora, chiaro? Quindi essenzialmente così. Okay. E poi retargeting, mail, eccetera. E quindi liste email differenti, tutto differente, incentrato per quello che hanno fatto e che non hanno fatto. Ciao Ionella, ciao Francesca, ciao a tutti ragazzi. Condividete questo live, ragazzi. E, allora, quindi.
fare anche lo share del mio screen, così andiamo a vedere come creare una conversione personalizzata, anche se molti di voi l'avranno già visto all'interno del videocorso Builder Affiliate Program Facebook Ads. Adesso prevediamo insieme, chiaro? Quindi se avete domande nel durante, ragazzi, fatele. Nel frattempo apro un'altra pagina Facebook, poi faccio lo share del mio schermo. Più che altro avete fatto i compiti a casa, avete creato qualcosa da vedere, una campagna da poter, insomma, modificarla insieme, vederla insieme. Se l'avete fatta, ragazzoli, dopo le correggiamo, le vediamo insieme, ok? Ok, Linda dice di sì. Perfetto. Ok. Linda, dopo, se sei anche nel Builder Business Academy Italia, vieni direttamente alla live, così se ti va chiaramente correggiamo tutto quanto, altrimenti no. Allora, vedete il mio schermo? Sì? Ok. Allora, al solito, ragazzi, sempre dalla home page di Facebook, quindi nella schermata home, andate qui in gestione inserzioni. Ok, adesso cambio un attimo account pubblicitario, visto che questo è Verginello. Mi sembra che era questo quello che avevamo utilizzato per... Yes, sì, dovrebbe essere questo. Ok, utilizzato qualche volta. Allora, qui andate su gestione inserzioni, ragazzi, vi si apre la tendina, ok? Una volta aperta la tendina, andate in misurazione report, quindi dove trovate anche la voce pixel, ma andate su conversioni personalizzate. Ok, Linda, vabbè, la faremo martedì, no, sì, martedì prossimo. Cosa? No, Linda ha detto che non può perché c'è il nipotino che fa le bizze, quindi vedremo il suo lavoro martedì prossimo. Va bene. Allora, una volta atterrati qui, ragazzi, crea conversione personalizzata. Ok? Evento sul sito web, traffico di tutti gli URL. URL, come per quanto riguarda i pixel, non contiene, ma è uguale a. Ok? Quindi, fondamentalmente, che cosa ti stiamo dicendo a Facebook? Creando la conversione personalizzata che ci serve per quando poi andremo a promuovere per conversione. Vi stiamo dicendo quando devo far scattare la conversione. Quindi qui, ad esempio, ecco, apriamo un attimino Builderall. Questa è una campagna molto potente, ragazzi, perché se voi fate poi una campagna per conversione sulle persone che si sono registrate in Builderall, cioè poi Facebook vi va a prendere quelle persone che sono i più inclini a fare questo tipo di registrazione, quindi è molto, molto potente. Esatto, allora, quale funnel possiamo prendere? Sempre lo stesso. Prendi sempre lo stesso, così gli facciamo vedere. Praticamente dove installare il Pixel, insomma, qual è la pagina di Thank You Page dopo che si registrano. L'abbiamo fatto vedere la settimana, cioè, ma sì, la settimana scorsa, no, su martedì scorso, giusto? Sì, martedì, l'altro ieri. Lo facciamo rivedere. Ok, allora, quindi questa è la pagina di opt-in. Qui non va installato né pixel né fatte conversioni, qui non va fatto assolutamente nulla, perché delle persone che atterrano qui a voi non ve ne frega niente. Tanto le persone che atterrano qui, molte se ne vanno, alcune vanno avanti, a noi ci interessa soltanto di quelle che vanno avanti, quindi il pixel va installato sulla thank page, ossia nella pagina video, ok? Eccola qui, ok? Quindi andremo a creare una conversione personalizzata non di questa pagina, bensì delle persone registrate, ok? Quindi delle persone che si sono registrate e che quindi sono atterrate su questa thank you page. Ricordiamo Ok? pure dove va installata questa Thank You Page, Andrea, su Builder. Ragazzi, allora, per chi era assente lo scorso live, per chi non ha visto la lezione precedente anche in differita, allora, questa pagina l'ho creata io. Le persone atterrano qui quando si registrano a Builderall. Quindi, anziché atterrare sulla pagina post iscrizione a Builderall che Builderall mette normalmente, ok? Questa è una pagina che ho creato io. Quindi, fondamentalmente, prendete una blank page o qualsiasi altra pagina, ok? Create una thank you page del genere. Poi prendete il link di questa pagina, non lo prendete da qui da modifica, ma chiaramente dall'indirizzo web
specifico della pagina, per farvi capire, l'indirizzo web specifico è questo, ok? Non quello di questa pagina, cioè, voglio dire, questo link non è lo stesso di questa pagina, però per farvi capire, il link specifico è questo che si apre, ok? Quello dove, quando cliccate, atterrate direttamente su quella specifica pagina, ok? In questo caso, questo dovrebbe essere thank you, se non ricordo male, vediamo un po'. Sì, sì, è quello. Ok, quindi, attimo. Thank you. No, thank you. Dici, però. Thank you page. Dimetto slash. Abbiamo dei problemi. Fantastico. Thank you. Perché non me lo trovo? Che ci sta a mirare il team prima. Ah, slash, non è trattino. No, niente. Come cavolo è? Scusa. Perché non me la trova la pagina? Non può essere quella. Prova a aprire la prima pagina del funnel. Eccola. Ok, fai slash. L'ho fatto, ma. Slash. Te ce l'hai con la terza ce l'hai sotto. Sotto. Ah, ok, ok. Boh, prima non l'ha presa. Vabbè. Comunque, eccolo qui. Questo. Ok, questo è il link della pagina che dovete andare ad installare qui nel video per far sì che le persone, una volta registrate, atterrino sulla thank you page. Chiaramente questa è una pagina che va monitorata e su cui poi dovete andare a creare anche la conversione personalizzata. Adesso andiamo a vedere anche il perché. Comunque, prendete questo link, quindi lo copiate, andate qui nelle risorse di Bidroll, ok? Business, licenza commerciale a due livelli, risorse. Allora, io l'ho messa qui nel funnel 7 giorni gratis, poi chiaramente potete farlo per qualsiasi altro funnel, ok? Quindi la incollate qui, quindi CTRL più V e poi salvate, ok? Una volta salvato, chiaramente dopo le persone, una volta che si registrano a Builderall, mediante il funnel di riferimento, in questo caso funnel 7 giorni gratis, atterranno su questa page. Ok? Quindi noi la conversione personalizzata la andiamo a creare su questa thank you page, ok? Perché poi quando promuoveremo per conversione, per far, ecco, iscrivere le persone, Facebook che cosa fa? Va ad analizzare tutti i dati, tutti i parametri delle persone, anche e soprattutto grazie al pixel, ok? Che si sono già registrate, okay? Tutti i movimenti, tutte le ricerche su Facebook, eccetera, eccetera, e di conseguenza è in grado di cercare e trovare le persone più simili possibili a quelle che hanno compiuto questa determinata azione. Ossia che con più probabilità compiono la conversione. Ok, per il quale non stiamo pagando, perché noi non stiamo facendo altro che acquisire dei dati da Facebook, ok? Quindi stiamo acquisendo dati per costruire il nostro pubblico target reale, perché il pubblico target iniziale di Facebook, quando lo andiamo ad impostare in fase di creazione della campagna, non è altro che un pubblico molto basilare, ok? Quindi è molto ampio, non è specifico, ok? Il pubblico, il target specifico lo andiamo a determinare grazie al pixel, grazie alle conversioni, eccetera, ok? Altrimenti non parliamo di pubblico target reale, chiaro? Quindi, torniamoci qui in conversioni personalizzate, quindi copiate questo link. Ragazzi, se non è chiaro qualcosa, Eh? se non è chiaro qualcosa, possono chiedere. Certo. Quindi, evento sul sito web, traffico di tutti gli URL è uguale a. Incollate qui il link. Quindi, quando devo far scattare la conversione? Quando le persone atterrano qui. Quando atterrano qui le persone? Una volta registrate a Builderall. Ok? È necessaria almeno una conversione per poter promuovere per conversione, quindi che sia avvenuta almeno una conversione. Ok?
altrimenti Facebook non ha dati per cercare di trovare queste, non sa ancora che cos'è la conversione, ok? Detto in parole spicce è così, chiaro? E chiaramente più conversioni ci sono, più diventa potente la campagna, perché si affina, prende più dati e quindi troverà persone ancora più in target. Esatto. Infatti, se poi andate ad analizzare il grafico sarà, ok, a salire, alti e bassi, ma sempre a salire, ok? Questo perché Facebook nel tempo si migliora. Più dati, più parametri acquisisce e più poi è in grado di centrare la mira, ecco. Qui date il nome, ad esempio, conversione, iscrizione, ok? Iscrizione contatto, no? Ecco, iscrizione completata, perché questa è un'iscrizione completata dal momento che si sono registrati, ok? Quindi iscritti. Come tra l'altro per quanto riguarda il pixel, ok? Quindi il pixel che cosa monitora quando le persone entrano in questa pagina? Sempre iscrizione completata, questo è stato l'oggetto della video lezione precedente, se non l'avete vista ragazzi andatela a vedere, perché non potete vedere un pezzo per volta, non ci capite nulla, ok? Poi se non avete tempo e le potete vedere in differita, ok, però vedete in differita, ok? Nadia chiede se si può fare nel caso di registrazione la lista mailing boss. Che cosa? Nadia chiede se si può fare, penso, la conversione nel caso di registrazione la lista mailing boss. No, che c'è? No, perché Nadia, che significa? Loro quando si registrano alla lista di mailing boss comunque ti hanno lasciato l'email, quindi sarebbe la thank you page, quella classica. Esatto, sarebbe la pagina video fondamentalmente, quindi voglio dire, c'è la campagna generazione di contatti per quello, che già si, diciamo, migliora, si autoalimenta da sola, ok? Quindi non c'è bisogno di creare delle conversioni per acquisire contatti, c'è già la campagna impostata per fare quel lavoro lì. Ogni campagna Facebook è impostata, è ottimizzata per fare quel lavoro per cui nasce l'obiettivo di campagna, quindi generazione di contatti è ottimizzata per generare contatti, quindi andare a pescare persone che con più probabilità compiano quella determinata azione, in questo caso generazione di contatti, quindi di lasciarvi la mail, che per voi chiaramente equivale a acquisizione e contatto, ma questo riguarda la thank you, riguarda la opt-in page, quindi la pagina cattura contatti. La thank you page, questa è una seconda opt-in page, quindi non la thank you page dove le persone atterrano subito dopo che abbiano lasciato la mail, ma è una thank you page dove le persone atterrano subito dopo che si sono già registrati a Builderall, che questa è una funzione chiaramente diversa, ok? Non potete promuovere, cioè potete farlo, generazione di contatti anche in questo caso, ma chiaramente ve lo sconsiglio perché non è funzionale quanto conversione. Conversione è una campagna che ha un'intelligenza in più rispetto alle altre, ok? Proprio perché potete fare queste cose qui che stiamo facendo in questo momento, cosa impossibile per qualsiasi altro tipo di campagna, obiettivo di campagna, ok? Allora, dove eravamo? Ok. Poi, dopodiché, fate clic su Crea. Ok. Fine, in questo caso l'ha creata. Qui chiudete. Praticamente qui impostate l'importo, se ad esempio, non nel caso di Builder, perché chiaramente no, però se avete un vostro prodotto o servizio da vendere e avete impostato una thank you page dove le persone atterrano subito dopo che hanno effettuato il pagamento, quindi subito dopo che hanno acquistato il vostro prodotto o servizio, qui impostate il valore della conversione, ok? Perché significa che le persone atterrano su questa thank you page soltanto dopo che hanno acquistato e pagato chiaramente il vostro prodotto o servizio, ok? Quindi dite a Facebook fondamentalmente, quando le persone atterrano qui, quanto hai guadagnato? 50 euro, 50 euro, 500 euro, 500 euro, 5.000 euro, 5.000 euro. E questo, ok? Ma nel caso di Builder, chiaramente, loro si sono semplicemente iscritti, quindi il valore è zero, ok? Quindi qui chiudete perché non me ne frega niente. Ed eccola qui. Ok, come vedete, è stato ancora nessuna attività, quindi non è possibile promuovere per conversione, ancora, attività a basso. Dal momento che il pallino invece diventa verde, potete promuovere per conversione. Quando diventa verde il pallino? Quando monitora delle attività, quindi quando inizia ad arrivare traffico su quella pagina. Ok? Quando inizia ad arrivare traffico su quella pagina, significa che già avete avuto dei lead in Builderall. Ok? Quindi delle iscrizioni in Builderall.
Quindi, detto questo, adesso andiamo a creare una campagna per conversione che adesso chiaramente non possiamo crearla perché, come vedete, è stata ancora nessuna attività, però comunque per farvi capire insomma, cioè, facciamo finta fare. Che abbiamo fatto una conversione e adesso vogliamo promuovere per conversione. Esatto, quindi cliccate sempre qui nel menu a tendina. Dov'è? Gestione inserzione. Riselezioniamo l'account, altrimenti quest'altro nuovo devo riconfigurarlo. Non mi va. Allora, poi cliccate su crea. Quindi la procedura di creazione campagna, ragazzi, è sempre la stessa. Questa è quella di prova della scorsa lezione. Aspetta, Andrea, c'è Nadia che ti chiede una ci fa una domanda. Cioè, il mio funnel è formato dall'opt-in e dalla thank you page. Ok. Per cui il pixel sull'opt-in non ci va? No, Nadia, no, l'opt-in page no. Mi spiego. Praticamente la pagina di opt-in è la pagina dove atterrano tantissime persone, quindi dove atterra tantissimo traffico, ok? Parecchio traffico se ne va, quindi la maggior parte del traffico se ne va via. Un'altra parte invece ti lascia la mente e atterra sulla thank you page. A te ti interessa soltanto di andare a fare nurturing, quindi di dare tanto contenuto educativo soltanto sulle persone presunte in target, perché un target iniziale anche le persone ti hanno lasciato la mail. Ok, quindi come fai ad andare a monitorare soltanto le persone presunte in target? Installando il pixel sulla thank you page, ok? Così va a prendere soltanto le persone che ti hanno lasciato la mail, perché soltanto su quelle devi andare a martellare. Quelle che neanche ti hanno lasciato la mail, che sono andate via, a te non te ne frega niente, non sono interessate, quindi è inutile. Chiaro? È inutile. Non gliene frega nulla di quel qualcosa. Non so, ragazzi, se è chiaro. Se le persone arrivano sulla vostra opt-in, cioè non vi lasciano la mail, se ne vanno via, quelle persone non sono interessate al vostro prodotto o servizio. Quindi è inutile spendere soldi per fare retargeting su quelle persone. Esatto. Lo so che in parecchi lo insegnano, però poi lo potete anche fare se volete, però noi lo sconsigliamo. Come sconsigliamo alla fine di creare delle segmentazioni prima di avere dei risultati? Cioè, lo fate oppure iniziate a complicarvi le cose una volta che avete dei risultati, non prima. Cercate di fare le cose molto semplici, di raggiungere almeno degli obiettivi, e poi dopo iniziate a segmentare, insomma, a fare un'analisi dei dati, a fare dei test A e B, non prima, si fa dopo che vengono i risultati. Andrea è crashato. Andrea, ci sei? No. Allora, Nadia dice, giusto, lo vedo poi dalla lista email, perché chi arriva... Gli arriva la ricetta, sì, certo. Tu una volta che ti lasciano l'email, gli mandi la ricetta, comunque loro sono entrati nella tua lista mail, quindi comunque sono almeno interessati, hanno letto la tua opt-in, hanno letto i tuoi contenuti e ti hanno lasciato l'email. Poi a volte lasciano anche delle email finte, sbagliate, però quello è il lavoro, insomma, non possiamo farci nulla. Quello che puoi fare comunque, una volta che loro arrivano sulla thank you page, hai installato il pixel, li puoi comunque ritargetizzare, anche se ti hanno lasciato un'email errata, cioè comunque se vanno a finire in un pubblico personalizzato della thank you page, tu gli fai il retargeting, gli fai vedere nuovi contenuti su Facebook o su Instagram e gli dai nuovi contenuti, nuove ricette, qualsiasi cosa. Perfetto, tu devi fare retargeting per vendere il libro. Ricordati sempre che devi crearti prima una strategia di marketing ben definita prima di iniziare a fare le sponsorizzate, a crearti il funnel. Cioè la prima cosa è crearti la strategia di marketing. Allora, io Andrea non so che fine ha fatto. Vediamo se rientra. Mettiamo un secondino.
Sì, Nadia, ma tutti noi ci lavoriamo, cioè non è semplice, non è facile, se no lo farebbero tutti. La strategia di marketing è la cosa più difficile che potete fare in questo ambiente. Purtroppo il 90% non ha successo proprio perché non ha una strategia di marketing dietro. Anche voi, se volete vendere Buildoro, se volete promuovere Buildoro, dovete crearvi una strategia di marketing prima. Cioè, come... Non è la strategia di marketing, non è creare il funnel, è capire chi, come e perché vendere Builderall. Vediamo, Andrea mi ha mandato un messaggio. Le immagini che ho prese da Google, scrivi Builderall, poi vai su immagini e le trovi. Ce ne sono tantissime. Io adesso, beh, si vede male perché comunque sto dal laptop, quindi la telecamera non è il massimo. Vediamo che fine ha fatto il Chiarucci. Però vediamo se riesco a condividervi un attimo lo schermo. Allora, vediamo se... Ragazzi, voi vedete il mio schermo? Datemi un cenno. Così intanto che c'è Andrea, vi faccio vedere io, insomma, come creare la campagna per conversioni. Le immagini le trovi qui, guarda Carla, te lo faccio vedere, basta che vai qui, Builderall, scrivi Builderall. Builderall. Fai immagini? Ce n'hai quante ne vuoi? Chiaramente vedi, vabbè, alcune sono ufficiali, altre sono coperte dal copyright, però insomma, ce ne sono tantissime. Questa pure è carina. Ok, quindi mi vedete, posso andare avanti. Quindi se per creare la campagna, una volta che abbiamo creato, insomma, la conversione personalizzata, facciamo crea, facciamo la campagna, quindi facciamo per conversione, ecco qui. La troviamo qui in alto a destra. Date il nome della conversione, su campagna conversione, campagna conversione, iscrizione, iscrizione, ok, continua. Io qui, vabbè, qua intanto lascerei sempre farlo modificare a Facebook, tanto se voi fate 18 più, cioè poi è lui che vi cambia il target sopra, vedete? Così voi sapete comunque questa campagna è rivolta a un pubblico italiano che ha tra i 18 e i 54 anni. Quindi qua se volete fare per conversione, chiaramente dovete andare a scegliere la conversione che avete creato. Questo è un account che io non uso più, quindi è spento, però facciamo finta che sia iscrizione completata questa, e inserite la conversione e il gioco è fatto. Basta. Poi create la campagna come, insomma, a seconda del vostro target, a seconda del vostro interesse. Qui lasciate sempre non toccate nulla, ci cioè lasciate qui 65. Che tanto la conversione lui va a prendere solo le persone che comunque hanno creato quella conversione, quindi è lui che sceglierà il target. Allora, Carla mi chiede, ma nella conversione non escono già quelli scelti? In che senso, Carla? Sii un po' più specifica.
Cioè, qui una volta che voi mettete la conversione, cioè la campagna è uguale alle altre campagne. Ok? Cioè, Andrea mi insomma, gli è saltata la connessione, adesso arriva. Quindi dovete crearla esattamente come avete creato le altre. Cioè, ci mettete il target, ci mettete gli interessi. Cioè, lui in quel target, in quegli interessi, andrà a prendere le persone che hanno più probabilità di effettuare quella conversione. Ok? Potete mettere pure un pubblico personalizzato per assurdo, però dipende sempre da che tipo di strategia avete iniziato dentro. Cioè, all'inizio, scusate. Vediamo Andrea se riesco a metterlo. Allora, stoppiamo lo share. Ci sei Andrea? Eccomi di nuovo ragazzi, scusate, mi è saltata la connessione. Allora Carla mi chiede, ma nella conversione non escono già quelli scelti? Il pubblico è già impostato precedentemente. Dobbiamo fare altre selezioni o fare lo stesso di prima? Allora, ora ti spiego Andrea. Se tu vai, ci sei? Mi sa che è crollato di nuovo. Andrea? Niente. Allora, Manuela mi chiede come fai a crearti la strategia di marketing oltre alle scelte che ho fatto con l'ausilio delle lezioni precedenti? Sì, il video, si vede il tuo video sullo schermo. Ok, la strategia di marketing non è semplice, ragazzi, nel senso dovete partire a monte, nel senso dovete capire a chi è rivolto il vostro prodotto o servizio, come glielo volete proporre e come loro vogliono questo tipo di prodotto. Cioè, quale soluzione, qual è la vostra soluzione per il loro problema? Cioè, la strategia è sempre quella. Ci sei, Andrea? Sì. Ok. Era risaltato un'altra volta. Cioè, nella strategia di marketing, il cosa viene dal come ed il come viene dal chi. Cioè, lo so che è una frase che è un casino, però nel senso, che cosa vendete? A chi lo vendete? Cioè, come lo vendete? Cioè, dovete farvi queste domande all'inizio di una strategia di marketing. Esatto, esatto, esatto. Mi senti, Gabriele? Io ti sento. Se condividi il tuo schermo, aspetta che devo domanda di darla. Deve entrare dal computer. Quindi adesso entro e riaccettami. Ragazzi, scusate, oggi la connessione è scema, va e viene, non so per quale buon motivo, ma è così. No, io perché, ragazzi, non è che, cioè, noi lo facciamo anche in due perché io seguo le domande, seguo la Zoom, se no fare tutto e tre insieme diventa veramente complicato. Ok, allora. Spero che non risalta la connessione. Vabbè, se risalta, insomma, cercherò di rispondere a più domande possibili. Ok, join webinar. Ok. Ok, allora, dove eri arrivato, Gabri? Allora, se tu condividi lo schermo. Ok. Allora, io avevo creato la campagna conversione, ho fatto vedere da dove si crea. Ok. A fianco. Ok. Allora, conversioni, perfetto, qui l'abbiamo fatto. C'è il dubbio di Carla, è una volta che tu hai impostato la conversione, no? Dove si è uscito fuori? Sì, sì, sì. Vai in gestione inserzioni. No, no, stavo a leggere i commenti di Carla, comunque ok. Vai. Ma non capisci perché era rivolto a quello che dicevo io. Ok. Vabbè, tu qua inserisci la conversione personalizzata, giusto, che abbiamo creato precedentemente.
Allora, aspetta che la troviamo. Momento, momento, momento. Ok. Stop. Ok. Allora, dov'è? Attenzione Eccola. perché Eccola qui. c'è Come vedete, dubbio su. ragazzi, è rossa perché ancora non è disponibile. Quando è disponibile diventa verde, come il semaforo. Quando è rosso, stop, non camminare, non andare, non è disponibile, quindi non puoi andare. Quando è verde, invece, ok, vai, è disponibile. Ok? Dicevi? Il dubbio di Carla è se loro, una volta impostata l'iscrizione, scusa, la conversione personalizzata, se tu vai sotto, cioè loro devono compilare, devono fare una campagna esattamente come hanno fatto le altre, cioè non devono mettere un pubblico personalizzato, cioè lo possono anche fare. Cioè loro, cioè nel senso, dobbiamo spiegargli che la conversione personalizzata deriva dal target, degli interessi che noi mettiamo, cioè in quel target Facebook ti va a prendere quelle persone più che probabilmente faranno quella conversione, che avranno più probabilità di fare quella conversione. Esatto. Poi comunque conversione, per conversione, comunque questa specifica conversione potete anche utilizzarla, ad esempio, per fare retargeting. Ok? Non in questo caso, perché abbiamo detto in questo caso c'è la campagna di generazione di contatti, quindi okay, non ha senso, nel senso fare retargeting su quelle persone. Anzi, certo, come no. Ah, se voi fate retargeting sulle persone che vi hanno lasciato semplicemente la mail, okay, potete fare retargeting per conversione con la conversione personalizzata impostata sulla thank you page post registrazione. Ok? Non cambia nulla, ragazzi, perché tanto parliamo di un pubblico già specifico, okay? Quindi un pubblico già selezionato di tutte le persone quindi che vi hanno già lasciato la mail. Però, ad esempio, se invece di promuovere per retargeting per click sul link, quindi andare a vedere le persone che cliccano sul link, ossia quante volte cliccano sul link, andate esattamente a vedere quante persone si sono registrate, ok? Perché avete impostato la conversione su questa thank you page, dove le persone atterrano soltanto dopo che si sono registrate a Bitterroot. Ok? Quindi quando vedete una conversione, due conversioni, tre conversioni, in quel caso significa che dal retargeting avete fatto registrare due persone, una persona, tre persone, quattro, cinque persone. Ok? Quindi avete dei dati a prima vista, quindi a primo impatto, che vi dicono esattamente quante persone sono iscritte. Chiaro? Chiaramente se ci sono domande, anzi, vediamo un attimo. Infatti, no, io tornerei, secondo me dobbiamo spiegare bene, cioè nel senso, qui dipende sempre dalla strategia, come dicevo prima, cioè se voi inserite un pubblico personalizzato non dovete cambiare gli interessi e l'età e il genere, ok? Se iniziate invece una campagna da capo, nel senso una nuova campagna per conversione, cioè potete inserire sia l'età, il genere, sia gli interessi, però chiaramente a seconda della scelta iniziale a cui vi rivolgete, cioè al target a cui vi rivolgete. Esatto, quindi Carla, per rispondere, vabbè, Carla, dico Carla perché, ok, rispondo un po' a tutti. Allora, praticamente potete promuovere per conversione sia su un pubblico personalizzato, ossia un pubblico che il pixel ha monitorato, ok, delle pagine quindi di dove avete installato il pixel, e anche su un pubblico estraneo, quindi far partire la campagna senza pubblici personalizzati e partire con un target di partenza che andate ad impostare qui sotto, in targetizzazione dettagliata, ok? Ricordo, questo è un target iniziale, ragazzi. Questo è un target molto aperto, quindi non è un target specifico. Ripeto, il target specifico l'ho andato a prendere grazie appunto al pixel, okay, che avete modo di segnare quelle persone fondamentalmente, le segnate per poi fare retargeting, bombardarle di mail, bombardarle con chatbot, eccetera, eccetera. Okay? Quello è un pubblico di persone potenzialmente interessate. Okay, che poi non è detto che siano esattamente interessate, anzi, la maggior parte non lo sono. La domanda, allora, perché mi lasciano la mail? Ragazzi, non si sa, loro lo fanno, loro lo sanno, ok? Voi non potete saperlo. L'unica cosa che potete, che dovete fare è bombardarle, 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 bombardarle. Quindi essenzialmente dovete martellare per acquisire contatti, poi martellare di retargeting, martellare con le mail, martellare con chat, insomma. E farle entrare in fase di nurturing, ossia nutrirle di informazioni. Il discorso è che
su una nicchia specifica, la quale vi dovete focalizzare, ragazzi, è sapere, capire i problemi di quella specifica nicchia, quindi entrare nella mente delle persone, capire quali problemi potrebbe avere nella loro attività, quindi sollevare il polverone, quindi nel senso enfatizzate i problemi e offrite il vostro qualcosa, prodotto o servizio che state promuovendo, come lo zuccherino, quindi come unica ed indiscutibile soluzione ai loro problemi. Però non dicendogli: ok, tu hai questo problema, io sono la soluzione. Il senso deve essere questo, cioè il senso che deve trasparire tra voi e le persone con cui comunicate è questo. Il messaggio deve essere molto indiretto. Nel senso, ok, elencate i problemi, quindi fate che, guarda, tu hai questi problemi, questo, io lo so che è così. Vuoi risolvere i problemi? Con Builderall, ad esempio, puoi fare questo, puoi acquisire clienti online, senza problemi, puoi anche espandere la tua zona, ok? Quindi puoi prendere clienti, ampliando la tua zona, quindi andare a prendere clienti sparsi anche lontani, chilometri e chilometri, che fondamentalmente non sanno neanche che esisti ad oggi, perché non sei online. Ok? Quindi diciamo tutte queste cose qui, ragazzi. Il problema delle attività, chiaramente, che cosa sono i clienti? Quindi avere più clienti. Okay? Il problema è che già a distanza di 5 km di distanza le persone non sanno che esiste quella determinata attività. Ok? Quindi cercate di entrare nella mente delle persone in questo modo. Fagli capire anche cose che magari non sanno neanche loro. Ok? Quindi il discorso di marketing è questo, ragazzi. E le persone, con tutte le cose che hanno da fare durante il giorno, non stanno a pensare, non sanno neanche molto spesso quali sono i loro problemi. Questo va perché la mente italiana si lamenta, l'italiano già si lamenta di suo, quindi dà la colpa a qualsiasi cosa, ma non vede che deve vedere. Ok? Quindi non vedendolo, glielo dovete dire voi. Ok? Il discorso fondamentalmente è questo, ragazzi. So, magari può sembrarvi strano, può suonarvi strano, più che altro, comunque. Può sembrare difficile, ma vi assicuro che non lo è, ragazzi. Tutto quello che do per intendere è così, semplice e conciso, non c'è altro. Ripeto, in questa academy non parliamo di tecnicismi perché non servono a nulla. I tecnicismi servono soltanto per ingabbiarvi la mente, in un certo senso vi portano fuori strada, ok? Che cosa è quello, che cosa è quell'altro, quindi dovete anche mettervi a studiare. Che cosa è un termine piuttosto che un altro? A voi non vi interessa, ragazzi, voi dovete capire che cosa dovete fare. I tecnicismi, poi quelli avete tempo per imparare, una cosa che vi interessa. Cioè, voglio dire, ciò che vi porta soldi non sono i tecnicismi, ma è capire quello che dovete fare e farlo. Questo vi porta soldi, non i tecnicismi. Chiaro? Questa è una cosa, ragazzi, che voglio sia ben chiara, perché è un problema di molti, ripeto, che si espongono online parlando molto tecnici, facendo i sofisti. Non vi porta a nulla, ragazzi, non vi porta assolutamente a nulla. Sì, fa scena e tutto, d'accordo, ma poi le persone che cosa gli lasciate? Niente, perché non capiscono nulla, parlate tutte cose strane, le persone non sanno che cosa avete detto, quindi ok, devo registrarmi a Bisbee, ma perché? Che cosa significa? Che vuol dire? Che cos'è? Boh, non ci ho capito niente, boh, non fa per me. Ciao, bruciato. Comprendete il concetto? Quindi così non deve essere. Comunque, dicevamo. Sì, il concetto è proprio questo, ma poi la difficoltà in builder, ragazzi, soprattutto che le persone si registrano e poi non fanno l'upgrade, non comprano l'abbonamento, perché comunque cioè non è che si spaventano, hanno difficoltà all'inizio ad utilizzare gli strumenti, a capire determinate cose, ma è normale perché noi quando iniziamo una nuova attività, un nuovo lavoro, abbiamo sempre un periodo di adattamento, no? E ognuno di noi, quando ha iniziato il proprio lavoro, non è che dopo 2 giorni aveva capito tutto, ci vuole un po' di tempo e noi dobbiamo portare queste persone, le dobbiamo accompagnare affinché capiscano determinate cose e portarli poi a prendere l'abbonamento. Ma piccoli Esatto. passi, piccoli e semplici passi, cioè ciò non vuol dire che Esatto. dobbiamo parlare come degli stupidi oppure non usare i termini come funnel, opt-in, sales, vanno bene, però fagli capire come vanno usate queste parole, in quale contesto va usato e perché cosa lui li deve utilizzare. Esatto. Ripeto, già che voi poi, nel senso, varia la situazione, ragazzi, è un conto come parlate di funnel a chi vuole fare affiliate marketing, comunque ha già sentito cosa è un funnel, diciamo più o meno, non lo sanno perché non lo sanno, perché in Italia, vabbè. Comunque, voglio dire, già l'ha sentito che cos'è un funnel, cioè più o meno sa che cosa serve.
intracapire a cosa serve. Ma se voi parlate di farnela da un parrucchiere, quello dice: ma che cacchio è? Ma che roba è? No, non fa per me, non mi interessa, va via. Ok? Quindi la cosa fondamentale, ragazzi, è capire con chi... Ah, cioè, in primis parlare con qualcuno, in secondis capire a chi vi rivolgete, in terza cosa, non per ordine di importanza, anche perché è la cosa primaria, adottare un tipo di comunicazione adatta al target con cui state comunicando, altrimenti non capiscono, ragazzi. Se c'è un problema a monte, quindi c'è un problema di comunicazione, ragazzi, non, la cosa non andrà mai oltre, ok? Quindi, diciamo, il messaggio è questo. Per ogni singola nicchia cercate di parlare specificatamente alle persone adoperando un linguaggio che più facilmente loro capiscono. Ripeto, ho fatto adesso l'esempio degli affiliate marketer che già parlate di funnel, loro più o meno sanno che cos'è, che è, comunque a che cosa serve, ok? Mentre se parlate con attività tradizionali, chiaramente no, perché è chiaro che non è nel loro ambito, ok? Che dovete semplicemente parlare, ad esempio, come creare nuovi contatti, non parlare di catturare nuovi contatti, ma come avere nuovi clienti, già cambia. Se un parrucchiere dice: vuoi avere nuovi contatti? Che cacchio significa nuovi contatti? Ok? Mentre già, vuoi avere nuovi clienti ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, bla bla bla? Lui dice: sì, cavolo, lo voglio. Già, lui sa che chi è un cliente, ma un contatto, chi è? Cos'è? Il contatto, cose veramente elementari, però ok, voi le sapete perché siete dentro, ma chi non è dentro non lo sa. Cioè, come se qualcuno vi parlasse a voi prima che entravate in questo mondo, voi sapevate che cos'era un fan, che cos'era un contatto? No, ma è chiaro che no, l'avete imparato dopo che siete entrati in questo mondo, è normale, no? Quindi il discorso, ecco, sostanzialmente è questo. Comunque, per il, diciamo, tornando al discorso di prima, ecco, per rispondere alla domanda, all'affermazione di Maurizio che ha fatto ieri, poi ripeto, dico Maurizio perché l'ha fatto lui, ma parlo in generale, ragazzi. Allora, voi non vendete con le mail. Maurizio stesso ha detto: io non capisco perché devo fare il retargeting quando invece faccio un nurturing con le mail. Perché, ragazzi, con le mail non vendete, ok? Le mail, diciamo, sì, ok, fate nurturing anche per email, ma difficilmente le persone leggono tutte le mail. Anche perché le mail vi arrivano una sola volta, ascoltate attentamente questo discorso, le mail vi arrivano una volta, quindi vi arriva una mail. Voi l'aprite e non l'aprite, già qui è un problema perché molte persone non l'aprono, diciamo 100 persone, circa il 20-25% anche meno l'aprono, che okay, aprono le mail. Poi di queste una minimissima percentuale poi clicca sul link, comunque legge tutta la mail, diciamo legge tutta la mail. Ok, ma una volta che hanno aperto la mail o non l'hanno aperta, è finita lì, ok? Quindi il tempo 5 minuti, già si sono scordati che hanno letto la mail, se l'hanno aperta o se gli è arrivata. Dicono: l'apro dopo, 5 minuti si scordano, non l'aprono più, ok? Non potete stare in balia di queste cose, anche perché, ripeto, è improbabilissimo che vendiate in questo modo, ok? Con il retargeting, invece, con una campagna che ti appare davanti, con lo stesso messaggio, perché la cosa fondamentale è il messaggio, ok, che vedono voi che mandate sempre lo stesso messaggio, ok, quindi ripeto, sempre enfatizzando i problemi e porvi come unica e indiscutibile soluzione, entrate nella mente delle persone, dovete far credere alle persone che ciò che state dicendo è reale, chiaramente deve essere reale ovviamente, però dovete farglielo capire in tutti i modi possibili, quindi via mail, quindi sponsorizzati di retargeting, ogni volta che le persone entrano su Facebook, su Instagram, boom, siete voi lì, boom, 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 boom. Poi col chatbot, un canale potentissimo, un canale in più, ok? Quindi il discorso è questo, dovete essere in più posti contemporaneamente, chiaramente sì, potete farlo via email, via chatbot, ma chatbot anche, diciamo, ha un tasso di apertura di gran lunga dismisura maggiore delle mail, però comunque sia sempre un messaggio che ti arriva e tempo 5-10 minuti scordato, ok? Metti il retargeting, è proprio un messaggio che vedono, video, post, eccetera, che vedono ogni singola volta. Entri 10 volte su Facebook, boom, lo vedi 10 volte, ok? Quindi il discorso essenzialmente è questo. Ragazzi, si vende con il retargeting, punto. Esatto. È l'insieme di tutto, piccoli follow up che porta alla vendita, ok? Nel caso del network marketing, ok, stiamo facendo noi specifici nella nostra struttura, è devastante, però
anche lì, anche nel network marketing, il funnel serve per catturare contatti, per coltivarli, ma alla fine del gioco, quindi alla chiusura del cerchio, chi chiude siete voi, perché le persone non fanno niente da sole. Se non c'è qualcuno dietro e se non riconoscono quel qualcuno che c'è dietro a tutto, le persone non fa, scordatevi che fanno qualcosa, scordatevelo, proprio rimuovetelo dalla testa. Ok? Qualche vendita di prodotto? Magari anche possibile, ma il reclutamento non pensateci, non pensateci minimamente. Chiaramente in Builder potete sfruttare la figura di Salvatore per la vendita, che comunque magari lui ha più rilevanza rispetto a qualcuno che magari entra da poco e butta lì una campagna, no? Esatto. Perché magari lo va a cercare, va a vedere che ha avuto risultati, lo vede nei video, nei webinar, la gente cerca quello, cerca sempre una figura, un'autorità da seguire, no? Una figura non autoritaria, autorevole da seguire. Esatto. Allora, strategia potente, ad esempio, per Pizzo, detta proprio così. Allora, fate una sponsorizzata, ok? Una volta che catturate il contatto, ok? Quindi le persone che vi lasciano semplicemente la mail, le bombardate di retargeting per farle iscrivere a Builder. Ok? Qual è un modo per farle iscrivere a Builder? Cioè, qual è l'input per farle iscrivere? Entra nella nostra community, registrati a Builder e partecipa al webinar di mercoledì. Ok? Nelle mail, stessa cosa, magari il mercoledì stesso, prima che Salvatore vada in diretta, mandate una mail, un follow-up. Ok, se sei registrato in video, registrati in video, che tra poco c'è la diretta sul video Viral Team Italia, accedi da qui, registrati al video e poi accedi da qui. Stessa identica cosa sul chat. Vuoi dire, ragazzi, è semplicissimo, non c'è da inventarsi, draghi. Ok? Voglio dire, nella community, che è la miglior cosa, c'è già Salvatore che fa tutto quanto, fa i live, ci sono già i tutorial, c'è tutto quello che serve. Quindi non dovete fare altro che portare persone dentro la community. È semplicissimo, ragazzi, non complicatevi la vita. Le cose devono essere semplici e a portata di mano per le persone. Per questo dico, non adottate cose complicate, perché ragazzi, non... cioè, voi pensate che siano migliori, ma in realtà è l'esatto opposto. È l'esatto opposto, ragazzi. Quindi questo è quanto. Ci sono domande? Allora, aspetta che io sono ciecato. Allora, Maurizio, ma tecnicamente la casella del target la si compila o la si lascia libera? E se sì, e se si compila, si utilizza lo stesso identico target di persone che avevamo messo all'inizio? Questa è la domanda a cui abbiamo risposto prima a Carla, no? Esatto. Mi Allora. devo ripetere, Andrea? Certo, come no. Allora, Maurizio, dipende, nel senso che tu puoi promuovere per conversione anche facendo retargeting, quindi su persone che ti hanno già lasciato la mail, ok? La conversione personalizzata chiaramente deve essere quella, cioè deve essere con il link della thank you page post registrazione a Builderall, ossia dove le persone atterrano quando si registrano a Builderall, ok? In questo caso noi parlando già di un pubblico personalizzato, ok? Quindi un pubblico personalizzato già monitorato dal pixel, quindi già marchiato, ok? Come le mucche marchiate, ok? Non è necessario che noi qui andiamo a mettere un target, ok? Quindi che andiamo a selezionare una targetizzazione dettagliata come la chiama Facebook. Intanto leggo i commenti qui in Zoom, ok. Dicevo, mentre nel caso in cui andiamo a promuovere su un pubblico non marchiato, quindi un pubblico che fondamentalmente ancora non ti ha lasciato la mail, e qui possiamo anche, cioè possiamo, qui dobbiamo chiaramente impostare un target iniziale. Però chiaramente, ragazzi, io questo lo sconsiglio, a meno che non vendiate un vostro prodotto o servizio, ok? Perché, ripeto, in quel caso andremo. Aspetta. Che succede qui? Io credo che devo togliere le notifiche di tutto quanto che mi si impalla Vabbè, su WhatsApp. chiaramente se loro vogliono fare una campagna per conversione, magari faccio un esempio, su persone che hanno come interesse il digital marketing, ce lo possono anche fare, nel senso, possono fare quella campagna. Certo. L'unica cosa, sconsiglio di fare sponsorizzate per conversione, per
per acquisizione di contatti, perché c'è già la campagna generazione di contatti, questo stavo dicendo prima che il telefono che andasse in botta, ok? Quindi per le campagne di acquisizione contatti, quindi opt-in page, thank you page, c'è la campagna generazione di contatti che è ottimizzata per fare quella specifica cosa. Per quanto riguarda le conversioni invece, quindi come ad esempio con la vendita eccetera eccetera, chiaramente andremo ad utilizzare le campagne per conversione sulla base di una conversione personalizzata. Utilizzate gli strumenti di Facebook per quelli, per la loro potenza, nel senso la conversione, siccome è molto potente, cioè, sfruttatela quando c'è una conversione potente, nel senso, visto che la conversione è per le persone che sono iscritte, utilizzatela per quello, non per le persone che vi hanno lasciato l'email, lo potete anche fare. Allora non è una conversione potente quella, perché su 100 persone che ti lasciano l'email, uno o due sono realmente interessate, capito? Invece su 100 persone iscritte, sono 100 persone iscritte, cioè sono, è tanta roba, che cioè, hanno fatto, vi hanno lasciato l'email, hanno visto la sales, si sono registrati a Buildro, cioè è tanta roba ragazzi, cioè fare poi una campagna su di conversione, per conversione su un pubblico che si è registrato in Buildro, è tanta tanta roba. Esatto. Vedi tu le domande, Gabri? Le domande non ce ne sono più. Quello che possiamo dire in chiusura è che capiamo che è difficile, nel senso, cioè capire tutto quanto il processo è difficile. Per questo io e Andrea abbiamo pensato di fare questo percorso insieme, cioè nel senso creare un funnel per sponsorizzare il Buildro con le nuove normative tutti insieme, da poter poi sfruttare ognuno a suo modo, a seconda del proprio target o interesse, del proprio angolo. Però comunque facciamo in modo di essere un po' di persone, che comunque se siamo pochini comunque non ha valore, nel senso si perde di valore questo tipo di percorso, no? Come possiamo dire? Sì. Allora, poi ragazzi, vediamo una, voglio farvi vedere una sales page. Tanto rispondo a un esempio di prezzo iniziale per fare pubblicità con Buildro. Allora, noi consigliamo sempre 5 euro al giorno minimo, dovrebbero essere 10, però capisco che 10 euro al giorno sono 300 euro al mese, però almeno 5 euro al giorno vanno fatte per una campagna, invece per le campagne di retargeting anche 1 euro, 2 euro al giorno. Inizialmente, perché poi chiaramente quando il pubblico è piccolo, ok, 1 euro, 2 euro va bene, quando il pubblico cresce è chiaro che serve più budget, ok? Poi anche lì ragazzi, più budget mettete, più Facebook spara le campagne sul pubblico selezionato, quindi sul pubblico personalizzato. Ok, quindi anche lì non è che se investite più budget buttate via soldi. È meglio, è chiaro che se avete due lead non è che andate a investire 5 euro, 10 euro, lì lo bruciate. È chiaro che se avete, ad esempio, già 1000 contatti, se investite 5 euro non è che fa male, ok? Capisco che è una spesa, ma infatti fate quello che potete per le campagne di retargeting. Però per quanto riguarda le campagne iniziali, quindi quelle di acquisizione contatti, almeno, e dico almeno 5 euro al giorno, che già è poco. Se potete investire di più, investite di più. Ok? Sì, probabilmente inizialmente butterete via qualche soldino, però è normale, ragazzi, nel senso, azzeccare il target iniziale appena cominciate, voglio dire, non dico che sia difficile, però comunque può capitare che magari non azzeccate il target all'inizio, ok? Fate pratiche, eccetera, cioè, mano a mano le cose vengono da sole, ok? Allora adesso vediamo, ecco. Poi ragionate sempre sui 3 mesi, mai su un mese, ragazzi. Cioè, se volete fare una campagna e avete 500 euro di budget, fate 150 euro al mese per 3 mesi, sono 450. Perché se la fate per un mese non funziona. Non funziona. Ok, allora ragazzi, orari del Zoom, per favore. Sono 18:30 martedì e giovedì. Esatto. Tutti martedì e tutti giovedì alle 18:30 nel Buildro Viral Team Italia, o chi ha la licenza business attiva in Buildro all'interno del Buildro Business Academy Italia. Possiamo correggere delle cose insieme live, ok, insieme a tutti gli altri. E questo è quanto. Quindi ragazzi, questa è una sales page. Allora, in questa pagina, prima di chiudere, voglio farvi capire un attimino come,
che cosa significa più che altro entrare nella mente delle persone, ok? Quindi capire i problemi e offrirvi come soluzione, ok? Allora, attenzione per richiamare l'attenzione inizialmente. Ricordo, questa è la safe page dove le persone atterrano. Dopo avervi lasciato la mail, dopo aver consumato il lead magnet, che sia questo un webinar, un videocorso, un ebook o qualsiasi altra cosa, e da lì poi li sparate sulla safe page. E la safe page è la pagina su cui dovete bombardare il pubblico personalizzato. Perché, ripeto, il pubblico personalizzato, ad esempio di chi ecco, vi ha già lasciato le mail, eccetera, è stato nella thank you page, cioè è stato nella sales page, ok? Quindi dovete bombardare, comunque ha già consumato il lead magnet, l'ha già visto che sia questo video corso, webinar, eccetera. Quindi dovete bombardarli sulla sales page, perché già comunque hanno già fatto un percorso, ok? Un percorso specifico. Quindi il prossimo step, ad esempio, è che farli registrare e basta. Allora, attenzione, leggi questa pagina solo se ti hai rotto il piffero di non avere risultati online, se non sai quale prodotto promuovere e dove trovarlo, se non sai come vendere e se vorresti avere gratis un'academy specifica che ti insegni da zero come creare funnel di vendita e come utilizzare le Facebook Ads specificatamente per l'affiliate marketing. Quindi qui sono riportati in maniera indiretta tutti i problemi di chi fa affiliate marketing. Chiaramente non guadagnano, quindi se ti sei rotto le scatole di non guadagnare nulla online, se non sai quali prodotti promuovere e dove trovarli, questo altro grandissimo problema. Se non sai come vendere, che non sanno come vendere, sono tutti i funnel, okay, ok, sanno dire funnel, ma poi il processo di un funnel qual è? E non lo sanno. Quindi, se non sai come vendere, e se vorresti avere gratis un'academy specifica che ti insegna come fare tutto quello che non sai fare, allora, ok, continua a leggere. Qui, di nuovo, se vuoi fare affiliate marketing in modo profittevole, quindi se vuoi fare affiliate marketing guadagnando senza spendere migliaia di euro in corsi di formazione, perché c'è l'Academy che ti ho detto nel paragrafo precedente, partendo da zero, quindi anche se parti da zero, il messaggio è questo, e generare le tue prime commissioni entro i primi 30 giorni, allora guarda questo video fino alla fine. Chiaramente questo è un video in cui spiego come fare affiliate marketing, ok? Magari iscrivetevi anche al canale YouTube, ragazzi, almeno rimanete aggiornati su tutti i nuovi video contenuti. Ok, poi unisciti al builder o al team Italia, avrai tutto quello che ti serve per fare affiliate marketing in modo profittevole. Ok, ricevi gratuitamente oltre 2.000 euro di valore specifico per l'affiliate marketing. Chiaramente, ragazzi, questa è una pagina, come potete intuire, rivolta a chi fa affiliate marketing. Non può essere una pagina rivolta a barbieri, parrucchieri, estetisti, è normale. Atterrano qui e dice, ma che cacchio è sta roba? Commissioni, funnel, cioè che roba è? Boom, chiudono subito perché non sanno che significa, ok? Quindi il tipo di comunicazione deve essere diretto al vostro pubblico di destinazione, ok? Il vostro pubblico target, che ripeto, va impostato prima di fare la campagna. Che è molto importante, ragazzi, molto importante, perché spesso le persone mi scrivono: Andrea, che ne pensi se faccio questo e lo promuovo su? Ragazzi, non dovete andare a prove, nel senso che okay, provate, ma una volta che vedete ben chiaro, già, in primis già strutturato tutti i funnel, ma chiaramente dovete avere, prima detto il funnel, dovete avere un target di riferimento, ok? Quindi a chi vi rivolgete? Non potete promuovere, che dite, promuovo questa su, no, non è che dici se. Tu prima vedi che cosa promuovere e a chi, ok? Poi adottare un tipo di comunicazione adeguato, come in questo caso, per gli affiliate marketer, e poi iniziate a promuovere. La campagna, ragazzi, è l'ultima cosa. Non potete andare a fortuna, cioè sperare non è una strategia, non l'è mai stato e non lo sarà mai. Dovete prima avere le idee ben chiare, il vostro pubblico target, il vostro funnel, che cosa promuovete e tutte queste altre cose qui. E poi viene tutto il resto. Solo dopo, ragazzi, dopo. Ok? Quindi qui di nuovo, cosa ti do? Affiliate marketing. Ti do videocorsi specifici, funnel di vendita esclusivi già pronti, email già pronte, videocorsi sull'utilizzo di Builder. E questa è la parte chiaramente che ha già fatto Salvatore, ok? Quindi io la riporto qui, chiaro, senza dirlo chiaramente. Non è che gli dico, ok, questa parte l'ho fatta io, questa l'ha fatta Salvatore o chi per lui. Consulenza one to one, dare sempre un valore a tutto quanto, ragazzi, perché chiaramente è normale che se mettete un prezzo fa molto più effetto. Ok, mazza la roba che mi dà, vedi, oltre 2.000 euro di valore. Tutto questo semplicemente unendoti alla mia squadra, ok? Accesso ai miei corsi, tutte le mie migliori risorse, eccetera, eccetera. Poi qui, che cos'è Builderall?
Vabbè, comunque se gli fai vedere tutta la serie, secondo me li confondi e basta. Vabbè, No, perché? se ti va, fagliela vedere. Ok, qui gli strumenti di cui hai bisogno per lavorare online e far decollare il tuo business. Quindi qui ti faccio vedere sempre, ragazzi, GetResponse, l'autorisponditore. Se vuoi parlare di queste cose, chi non sa nulla di questo mondo è chiaro che non capisce cos'è. Ma facendo vedere, ecco, ad esempio, questa immagine a chi già fa affiliate marketing, comunque vorrebbe farlo, che già è un po' infarinato nel mondo, è normale che sa cos'è un autorisponditore, sa quanto costa, sa che cos'è ClickFunnels, sa che cos'è un hosting, sa che cos'è un bot e altre cose. Quindi vedi, qui ti dico, l'autorisponditore, ad esempio, GetResponse ti viene questo, ClickFunnels ti viene questo, eccetera, eccetera, mensile, mentre con Bidrolo hai tutto quanto a questo qui, mensile, ok? Anziché spendere oltre 200 euro, 200 dollari mensile. In più hai accesso a tre super bonus esclusivi, quindi questa è l'esclusività che hai entrando insieme a me. Ok? Quindi Accademia di Formazione Live esclusiva dedicata al affiliate marketing con Bidrolo, sia questa, ok? Video corso sul chatbot, ok, quello che ha fatto Salvatore, e poi il corso che tutti voi conoscete, o gran parte di voi conoscono, ok? Qui le testimonianze, importantissime, questa è una mia lettera, ok? E poi domande frequenti, ok? Quindi ragazzi, ricapitolando, cosa molto importante? Entrare nella mente delle persone, più che altro capire i problemi di quella specifica nicchia, da chi è che mi scrive, chi è che scrive. Ok, quindi capire i problemi di quella specifica nicchia e offrirvi come soluzione in maniera, come vedete, abbastanza indiretta. Diretta ma indiretta, quindi non è dire ok, vieni da me perché la soluzione sono io. Il senso è quello, ma deve essere strutturato in una certa maniera. Ok? Chiaramente non basta, se voi gli date anche un principio di esclusività, come ad esempio se entri insieme a me, ok, hai questo, questo e quest'altro, eccetera, eccetera, una strategia potentissima, che sia exclusivo, che sia scarsi di qualsiasi cosa, essa sia comunque sempre una strategia che incentiva a comprare. Chiaramente le persone non comprano per quello, ma comprano per tutto l'insieme, ok? Che chiaramente questa è una spinta molto forte. Che ti dico, c'è un'accademia di formazione gratis. Registri entrando con me, hai un video corso su chat, un video corso già pronto, fanno il di vendita già pronti, quindi voglio dire, ok, quello che cercano loro. Ma tutto ciò, Manuela, ma non ho letto, vuoi leggere tu, Capri? Aspetta che chiudo. Allora, intanto Manuela chiede prima una cosa, nel senso l'altro giorno, seguendo le nostre istruzioni, ha creato una gestione inserzioni e Facebook l'ha bannerizzata. Adesso che è tutto a posto, come fa a recuperare tutto senza dover ricominciare da capo? Dovresti farci vedere che è successo, Manuela. La banana. Ma la gestione inserzioni mi sembra strano. E poi, ma tutto ciò si può copiare e metterlo nelle nostre offerte? Diciamo che questo funnel è per l'affiliate marketing, quindi non so se è giusto che lo copio o meno. Dipende, Manuela, dipende. Se vuoi rivolgerti a chi fa affiliate marketing, chiaramente sì. Se invece ti rivolgi, come dicevo prima, a qualsiasi altra attività estranea all'affiliate marketing, no, perché è chiaro che non capirebbero. Cioè, ripeto, se tu ti rivolgi, ecco, già soltanto da questa immagine, senza builder, autorisponditore, GetResponse, ClickFunnels, hosting, eccetera, loro non sanno che cos'è questa roba, non sanno a che cosa gli serve, quindi dicono, vabbè, sti cavoli, non me ne frega niente. Ok, ad esempio, ecco, parrucchieri, non puoi rivolgerti con questo, chiamiamolo linguaggio, okay, con questa comunicazione a persone estranee all'affiliate marketing, perché questa è una sales page specifica per chi fa già affiliate marketing, ok? Lo stesso video, chiaramente incentrato sull'affiliate marketing, e ti spiego che Builder comunque non è un prodotto one shot, nel senso che vendi una volta, poi ti ricominciate da zero con acquisizione, contatti, eccetera, ma fondamentalmente è una ricorrenza, cioè, quindi una volta che le persone attivano l'abbonamento, hanno una ricorrenza, che pagano una ricorrenza mensile che tu percepisci tutti i mesi da affiliato in Builder. Ok? Quindi diciamo che ecco, i costi che devi sostenere per acquisire nuovi contatti sono ammortizzati inizialmente, poi chiaramente sono totalmente autoripagati, perché comunque hai la ricorrenza mensile di Builder. Ok?
Ci sono cose che chiaramente le persone non sanno se non c'è nessuno che gliele dice. Quindi chiaramente, ragazzi, tutte le cose che vi stiamo dicendo per questo specifico caso, riportatevele per il vostro caso specifico. Se vi rivolgete a parrucchieri, se vi rivolgete a muratori, se vi rivolgete ad avvocati, eccetera. Ok? Il tipo di comunicazione specifico per quel tipo di target, ok? Per quel pubblico di destinazione. Che, ripeto, in questo caso sono gli affiliate marketer. Comunque chi vuole fare affiliate marketing o vuole approcciarsi al mondo online, ok? E diciamo ha già una panoramica di ciò che serve o che non serve, ok? Quindi questo è quanto. Direi che possiamo chiudere per oggi. Yes. Quindi ricapitolando, Manuela, sì, puoi copiare, sì, sì, ok, puoi fare una sales page del genere, ma la cosa importante è che se la fai in questo modo, quindi che parli di queste cose, ossia parli di tutto ciò che parlo io in questa sales page, che ripeto, questo è l'ultimo step dove atterrano le persone, ok, devi incentrarla su chi fa il affiliate marketing. Se poi è un'altra nicchia, in base a quella che è la tua nicchia, la nicchia che hai scelto, chiaramente devi adottare il tipo di comunicazione specifico per quella nicchia. Quindi per questo è tutto, ragazzi. Se ci sono domande, ripeto, il Builder Business Academy Italia, potete chiedere qualsiasi cosa. E a quella community accesso soltanto che ha la licenza business attiva, che utilizziamo appunto come supporto. Ok? Quindi direi che possiamo anche chiudere qui se ci sono... Sì, l'appuntamento è martedì alle 18:30, poi decideremo insomma se iniziare o meno questo panel insieme. Vediamo insomma quanti siamo, quanti saremo, insomma le condivisioni e tutto quanto, e poi decideremo. Quindi ci vedremo martedì. Ciao ragazzi, Grazie della... Bye bye ragazzuoli.